1940, ad ottobre del 1940, qua, nella zona qua di Fossone. E diciamo che è una zona che è abbastanza, posso ritenere che rispetto ad altri, rispetto anche al paese di mia moglie, alla famiglia di mia moglie, rispetto a tanti altri miei, Tendola, ha dominato sua moglie? Tendola, sì, Sì. Tendola di Pordenone, e rispetto a, diciamo, ai miei amici, ai miei coetanei via, posso ritenermi, tra virgolette, fortunato, in quanto nella nostra zona il fronte non ha insistito molto, e diciamo che oltretutto io, proveniente da una famiglia di contadini, i miei genitori erano contadini, diciamo non ho mai sofferto la fame, in quanto i miei genitori erano riusciti a mettersi, insomma, a riuscire sempre ad avere un po' di scorte, di approvvigionamento, un po' di olio, un pochino di vino, insomma, le cose essenziali non, le abbiamo sempre avute, e diciamo che, insomma, la fame non l'abbiamo mai sofferta. Ma la carne, cioè gli animali che avevate da cortile, come Dunque, eravate riusciti quindi a... successe che quando ci fu il fronte, la linea gotica che si stabilì appunto a ridosso della nostra casa, diciamo nelle vicinanze, i tedeschi avvisarono mio padre che di sfollare, di levare tutto, perché nel giro di pochi giorni avrebbero battuto la casa, in quanto gli serviva lo spazio per la visuale, perché era previsto. E allora mio padre, quello che riuscì, diciamo, quello che riuscì a vendere, no, a svendere più che a vendere, insomma, cercando di realizzare quello che è riuscito a realizzare, vabbè, e gli animali, diciamo, di piccola corte, maiali, pollame, li macellò e li mise dentro dei coppi di terracotta sotto sale, e rilasciò, purtroppo poi non li potevamo portare, poca roba potevamo portare via. La casa venne distrutta, e quando diciamo, finì la guerra, che si rientrò e che mio padre si mise a scavare per L'ha cercare nascosti di ricostruire sottoterra? una casa di Ah. fortuna, insomma, per poterci mettere un tetto sopra la testa, ritrovammo questi coppi di terracotta con la carne ancora dentro, mi ricordo, molto salata, però come era buona, nonostante che fosse salata. Sì, e appunto, e fu in seguito a questo episodio, appunto, della distruzione della casa, che ci rifugiammo in un rudere a Fossone Alto, un rudere proprio fatiscente, non c'era neanche la porta, un pezzo di tetto, tanto per poter cose. Di lì mi ricordo che poi anche lì ci furono degli avvenimenti per cui dovemmo uscire, e ci rifugiammo alle cave, sopra Torano. Mi ricordo che c'erano altre persone, altre famiglie di nostri vicini, proprio della nostra zona, che si rifugiarono, che vennero con noi nella zona di Torano, delle famiglie ci ospitarono. Mi ricordo quando andavamo con i miei coetanei, i miei ragazzini, che si andava in mezzo alle cave, nelle cave, in mezzo a questi blocchi di marmo. E un altro particolare che mi ricordo è, appunto, la guerra insomma, stava per terminare, però, e che dunque ci eravamo cercando, dei miei genitori e io ovviamente con loro, si cercava di rientrare, e quindi una volta, però la guerra, diciamo, si stava, ma non eravamo ancora, insomma, non era che fosse ancora finita. E mi ricordo che vicino ai ruderi della nostra casa, che c'erano rimasti i ruderi, eravamo lì a lavorare per poter fare pulizie, per poter riprendere, e nello stesso tempo per poter coltivare un po' di campagna, perché
perché naturalmente per l'approvvigionamento dei viveri. Ricordo che fummo colti di sorpresa, cioè ci fu un bombardamento. E noi ci rifugiammo in un. Lì vicino c'era rimasto. Dove c'era una batteria antiaerea, c'era un piccolo rifugio e ci rifugiammo, scappammo, ci rifugiammo lì dentro. Sentivo le bombe che fischiavano sopra, che arrivavano, e io che inconsciamente mi divertivo a correre dentro i ranocchieti, insomma. Vi ho Ecco, detto, ero bimbetto, avevo 4-5 anni, insomma, l'altro particolare che mi è simpatico, insomma, per quanto è, che appunto pochi giorni prima della liberazione, mi ricordo che c'erano degli americani che si erano accampati in un boschetto, una macchia, dietro lì i ruderi della vecchia casa, e naturalmente avevano un atteggiamento amichevole nei nostri confronti, mi avevano preso in simpatia, mi ricordo che mi regalarono delle cioccolate, ecco, e poi dopo alcuni giorni appunto venne la liberazione e diciamo che si ricominciò a vedere di ricostruire un pezzo di casa, un pezzo di tetto, come si poteva con i mezzi che c'erano in quel periodo, e insomma, tanto per poter andare al riparo, ecco. va bene, grazie. Oh, sono nata nel 1941, il 21 d'agosto. Il tempo di guerra è stato molto sofferente, triste come si può dire adesso? Va I suoi bene. ricordi, da quando, lei da quando è che si ricorda? Da 4 anni.4 anni in su. Sì, i 4 anni, e mi ricordo che mi prendevano sotto braccio i miei zii per camminare prima, per essere più veloci e andarsi a nascondere ai rifugi. A questo rifugio in questo bosco che era lontano dal paese, lì c'era i miei zii, i parenti, tutta la famiglia della mia nonna e mio nonno, eravamo nascosti lì. E hanno fatto questo grande rifugio dove la notte si andava a dormire e dove si faceva anche da mangiare alla sera perché di giorno c'era il fumo. E di notte si era scoperto, si vedeva la fiamma, si dentro a questo rifugio si faceva da mangiare, un mangiare un po' triste, perché purtroppo le possibilità non c'erano, che si soffriva la fame e eravamo anche scarsi di cibo. E si andava avanti a giornate così, tutto limitato. E un giorno eravamo rimasti senza farina, senza pane, quelle cose lì. La mia nonna si è ricordata che mi aveva fatto una bambola un po' grande, che l'ha riempita di crusca. E questa crusca l'ha usata per far da mangiare ai piccoli, chi c'era lì in rifugio, perché gli uomini andavano fuori a cerca di fortuna. Sì, che abbiamo mangiato questa crusca. E poi ci spostavamo Ci avete perché. fatto la polenta? Sì. Ah, la polenta. Abbiamo fatto la polenta e poi ci spostavamo sempre, spesso, perché avevamo paura di essere scoperti da un monte all'altro. E si faceva il rifugio e si stava lì, si ricominciava da capo con poco cibo e come si poteva andare. I miei zii andavano sempre in cerca un po' da un paese all'altro, qualcosa, quello che potevano trovare. La mia mamma, invece, siccome avevamo la bottega di alimentari, aveva nascosto qualcosa nel campo lì vicino al paese. E mano a mano andava a prendere un pugno di farina, un pochino d'olio, quella bottiglia di vino che. Ma dove li nascondeva? Dove l'aveva nascosti? Nel campo, Ma nel non lì campo. vicino, proprio lì da poco, Dentro diciamo. di Sì, contenitori. dentro a dei Ah, botticelli, ecco, sottoterra. sottoterra, e sopra ci metteva il coperto del botticello e si andava avanti così, però la doveva far durare, misurare questa roba perché eravamo in tanti, però il cibo era poco. E poi c'è un'altra cosa, mi ricordo che a quasi fine guerra i tedeschi hanno fatto rastrellamento, hanno portato tutti gli uomini del paese in piazza, li hanno messi tutti in fila per uccidere, per ammazzarli. Lì c'era anche mio zio. Il mio zio in quel momento fa morire per morire, cerco di scappare, è scappato giù per il borgo e c'era un
come un canaletto è questa, questa, una siepe, la, questa siepe, questa, come si può dire? Non lo so, ma una siepe fitta, un rovo, una siepe di rovi? Sì, ah. E hanno visto un uomo che era a fare i suoi bisogni. In quel frattempo però mio zio si è allontanato, lui si è salvato la vita e l'altro invece è stato ucciso. L'hanno scambiato per suo zio? Sì, l'hanno scambiato per mio zio e ci ha lasciato la pelle. E un'altra cosa che mi ricordo che è molto triste e che purtroppo tutti lo sanno qui nella zona di Carrara, a San Terenzo, che c'erano i miei zii e i miei cugini, e hanno ospitato per diverso tempo i tedeschi. C'erano da mangiare e da dormire. Poi una mattina viene l'ordine da dare a questi soldati di andare a uccidere in campagna tutte queste famiglie. Erano 100 e rotti persone. Lì c'erano i miei 7 cugini con la mamma e i nonni. Li hanno messi tutti in fila e li hanno uccisi. A casa però, dove erano ospitati il mio zio, come si può dire, chi comanda il pelotone? Il comandante, cioè, Oliceri, la famiglia è in campagna, dimmi dov'è la campagna, in campagna. In quel frattempo hanno sentito sparare e c'era tutta la famiglia dei miei zii. Purtroppo loro hanno ospitato questi tedeschi e tutto, però non hanno fatto in tempo a salvare almeno la famiglia dei miei zii. Lì è stato un dolore grande per San Terenzo, per Tendola, perché insomma ci conoscevamo un po' tutti. La fame abbiamo sofferta tutti, gli spaventi abbiamo sofferti tutti, da un posto all'altro, insomma è stato brutto. Sono ricordi brutti in tempo di guerra. E lei ha degli altri fratelli? Sì, e anche loro, il piccolo no, perché è stata una settimana giù con quello grande, anche lui mi portava in giro da un posto all'altro, mio fratello. Quello piccolo era in cantina, perché è nato proprio in tempo di guerra e non si poteva muovere con la mia mamma. È nato in cantina? Sì, in cantina dentro una botte. Quindi come? Ha partorito dentro una botte? Sì. Come? Perché le botte poi si tirano giù nella cantina. Ah, ecco, sì. E quindi sua mamma è entrata in una botte e ha partorito lì. Però è stata chiusa lì con la mia zia, che la mia zia e andavano i miei zii, riuscivano a portarci un po' da mangiare, però chiusi lì. Che una volta per uscire è andata bene, che sono sfiorate delle fucilate, non l'hanno presa, è tornata dentro. E la mia mamma aveva fame per allattare questo bimbo. Certo. È stata triste, via. E voi come, lei come giocava? Con che cosa? E niente, avevo la bambola di pezza ripiena di crusca, sfatta quella non ho giocato perché i giochi non ce n'erano, non usavano, non c'erano proprio, non c'era possibilità di avere dei bambolotti. Il mio fratello anzi mi ha fatto un bambolotto di legno scolpito come si poteva fare e si giocava con questo bambolotto di legno, con un bastone di castagno, me l'ha scolpito e giocavo con quello fasciata dentro a un scialetto, si giocava così, ma era l'unico gioco che si poteva fare, perché poi non avevi neanche tempo di giocare, perché c'era da scappare da un monte all'altro, rifugiarsi da una parte all'altra, e così. E dopo, quando è finita la guerra, lei se lo ricorda? Quando poi E quando è rientrato tutti sono rientrati, con tanta miseria, con tanti spaventi, ognuno alla sua casa, però da mangiare non ce n'era. Che abbiamo fatto la fame, abbiamo ricominciato a seminare il grano, poi c'era un po' di vendemmia, insomma. Però la fame c'era tantissima fame. Insomma, però piano piano... Piano piano si sono ripresi, ma... Tribolato. Il suo paese, sì. Va bene, d'accordo. Allora, grazie. Basta così e ci mancherà.